Un racconto lucido, senza contraddizioni, ascoltata dal pubblico ministero e dal giudice tra le mura della sua stanza nella residenza per anziani Parco del Sole, ha ricostruito la sua notte di terrore. Quell'inserviente mi ha toccata e violentata, queste le parole pronunciate dalla novantenne durante l'incidente probatorio. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Gazzettino, il racconto dell'anziana sarebbe avvalorato anche dalla testimonianza di un'amica, anche lei, ospite della stessa casa di riposo e che ha visto quanto le stava accadendo. Provata, affaticata nel fisico ma lucida, molti particolari forniti contro quell'inserviente che la notte del 23 agosto l'ha palpeggiata mentre le stava cambiando il pannolone. Dovevo andare in bagno e gli ho chiesto aiuto e lui mi ha violentata. Poi l'anziana si è rifugiata sotto shock in camera di un'amica per paura di dover subire nuovamente le attenzioni del quarantenne. L'uomo, che è stato immediatamente allontanato dalla struttura, si è dichiarato innocente. Al momento risulta indagato per violenza sessuale aggravata, ma nessun provvedimento è stato preso. Le indagini della squadra mobile si concentrano sul suo passato e sui precedenti lavori presso altre case di riposo.